così pomposamente declamati e al cui serbatoio ideologico retoricamente attinge di volta in volta per legittimarsi, no? Solo la riaffermazione e la memoria dell'unità di fondo della società europea potrebbe creare che cosa? Ma proprio quell'intangibile ma essenziale senso di solidarietà fra i popoli europei, capace di superare l'immediatezza di quei conflitti che invece sono proprio accentuati da una visione tecnicistica e funzionalistica della costruzione europea, no? Ripensare l'Europa significa allora ripensare questo fallimentare metodo di integrazione, questa filosofia dell'integrazione europea che ha portato da ultimo a questa disunione europea, no? Perché alla fine la crisi finanziaria che è nata peraltro in America e che si è abbattuta sul continente nella forma di una crisi di debiti sovrani europei, che cosa ha manifestato in fondo? Ha manifestato la mancanza di un senso di solidarietà, perché la crisi dei debiti sovrani in questi paesi, come la Grecia e anche come l'Italia forse, non è in sé un problema tecnico, perché potrebbe essere tranquillamente risolta con un atto di trasferimento di risorse fiscali, come avviene peraltro all'interno di tutte le unioni monetarie, dato che è impossibile che ogni parte all'interno di un'unità monetaria sia produttiva come le altre, è inevitabile che ci siano delle asimmetrie. Ed è questa la ragione per cui ogni anno le unioni monetarie, che sono anche unioni politiche, operano dei trasferimenti fiscali dalle zone più ricche a quelle che si trovano nella condizione opposta. Ma quello che è mancato nella stessa concezione della moneta unica sono stati proprio l'introduzione di questi meccanismi, che non sono presenti non a caso, ma proprio perché la logica, questa logica di integrazione è una logica che opera al rovescio, no? Pensa di produrre l'unione politica a partire da un'unione tecnico-economica, non avvedendosi del fatto che è vero proprio il contrario, cioè che solo un'unione politica può sostenere un'unione monetaria. E per questa ragione, per la ragione che il senso immateriale, quindi qualcosa che non ha nulla a che fare, no? Con disposizioni di natura tecnica, di legislazione economica, cioè non ha nulla a che fare con gli imperfetti meccanismi di governo dell'euro, questo immateriale senso di solidarietà è proprio l'essenziale ed è proprio ciò che manca. Quindi direi che ripensare l'Europa significa ripensare questo metodo, non per delegittimare il nobile ideale di Europa, ma proprio per provare a corrispondervi, no? Spesso chi prova a criticare l'attuale Unione Europea incorre nella, diciamo, riduzio proprio, no, a qualcuno che voglia in qualche modo negare i nobilissimi principi di pace, di benessere, di prosperità, eccetera, eccetera. Non è affatto così. Si tratta proprio di vedere che questa attuale Unione Europea è la negazione, no? È lo svuotamento della politica come ricerca del bene comune ed è invece appunto funzionale nella sua apparente neutralità agli interessi di un'esigua oligarchia che molto abilmente, no, riesce a perseguire i propri interessi mascherandosi proprio dietro l'apparente neutralità delle disposizioni di natura tecnico-scientifica, eccetera, eccetera. Quindi per concludere, direi che forse abbiamo dimenticato quello che potremmo essere. Sappiamo benissimo quello che siamo, ma abbiamo dimenticato quello che potremmo essere. Ed è forse proprio il compito nostro della filosofia e di incontri come questo provare a ricordarlo. Io adesso cederei la parola a Diego e eventualmente poi aprirei il dibattito in modo tale da poter discutere meglio anche a partire dalle vostre osservazioni su questi temi. Grazie. Come già dicevo, tra i principali meriti di questo bel libro di Federico Nicolaci, Tempio Vuoto, vi è sicuramente quello di affrontare la questione dell'Europa e dell'euro da un punto di vista squisitamente filosofico-politico. E dico questo per il fatto che siamo ormai abituati a una sorta di proliferare costante di trattazioni intorno all'Europa e all'euro, condotte esclusivamente da un punto di vista limitatissimo di tipo economico.
basti vedere la trattazione che se ne ha in televisione, sui giornali e appunto nella produzione panflettistica molto ricorrente di questi tempi. Manca cioè una prospettiva di più ampio respiro che appunto sappia interrogare il problema dell'Europa e dell'euro, e i due temi oggi sono ineludibilmente connessi, da una prospettiva più ampia. Perché finché si permane sul terreno dell'economia, non si potrà mai comprendere fino in fondo, dal mio punto di vista, il limite per un verso dell'odierna Europa, e per un altro verso non si potranno mai prospettare soluzioni concrete. Perché? Perché l'economia, o meglio, quel punto di vista che assolutizzi la prospettiva economica, non può essere la soluzione, perché già parte in causa del problema, potremmo dire, come anche mi pare abbia sostenuto puntualmente Federico. Per questo chi oggi pensa di poter risolvere il cosiddetto problema Europa utilizzando esclusivamente l'armamentario dell'economia è ineludibilmente votato a non risolvere nulla e a permanere sempre all'interno dello stesso problema, che è un problema di ben più ampio respiro rispetto al tema dell'euro, evidentemente. L'euro è il problema principale oggi, ma per affrontarlo occorre uno sguardo più ampio, potremmo dire più a vasto raggio, che affronti la storia filosoficamente degli ultimi 40 anni almeno dell'Occidente europeo. Per questo appunto potremmo dire che gli economisti che affrontano il problema dell'euro e dell'Europa oggi, da un punto di vista esclusivamente economico, ma poi vi sono anche molti economisti, in vero, che fanno valere una prospettiva anche filosofica e culturale, che sono degni compagni di dibattito e degni alleati in questa battaglia, perché si tratta di una battaglia culturale anzitutto, gli economisti che invece rinunciano a questa prospettiva non potranno mai risolvere il problema, potremmo dire che sono interni al problema stesso. Per cui il grande merito di questo libro è di sfuggire a quello che già in altre occasioni, utilizzando una formula impiegata da Gramsci nei Quaderni del carcere, ho chiamato il cretinismo economico, dove per cretinismo economico, diceva Gramsci, si intende appunto quella prospettiva già tutta innervata di alienazione capitalistica che pretende di risolvere, di pensare i problemi da un punto di vista unicamente quantitativo economico. Questo libro imbocca un'altra strada, imbocca fecondamente un'altra strada, che è quella della politica e della filosofia. Anche perché, voglio dire una cosa che apparentemente è nota, ma come insegna Hegel, il noto non è conosciuto, e forse uno dei compiti principali della filosofia è di problematizzare ciò che solitamente viene assunto proprio perché noto, come se fosse un dato di fatto. Il grande merito che ha una prospettiva filosofico-politica rispetto a quella economica sta nel fatto che è in grado di cogliere la dinamica dell'intero, è in grado di cogliere, potremmo dire, la relazione tra le parti all'interno di una totalità più ampia, laddove invece lo sguardo settoriale dell'economista è sempre limitato e vincolato alla parte, nella fattispecie la parte economica, studiata in maniera avulsa dalla dinamica concreta della totalità dinamica, potremmo dire. Il filosofo invece, che non è un economista e non di meno, deve anche interessarsi di problemi legati all'economia, alla politica, perché appunto il filosofo si occupa della totalità diveniente, della totalità dinamica, in cui le parti crescono insieme nella totalità, ha come propria prerogativa lo sguardo olistico sulla totalità, lo sguardo olistico, che è appunto quello che manca a quello che già Giovanni Gentile, sulla scia di Hegel, chiamava il logo astratto, cioè l'intelletto astratto di chi, dal punto di vista delle scienze particolari, guarda sempre la parte e perciò stesso non vede la totalità a cui quella parte è interna. Questo libro appunto affronta filosoficamente, culturalmente, politicamente il problema dell'Europa, e questo già, ripeto, nell'ambito della trattazione spesso strabordante sui temi dell'euro e dell'Europa è già di per sé un grande merito. Io direi che il titolo stesso di questo libro è particolarmente degno di attenzione, ed è da quello che vorrei partire per svolgere alcune riflessioni molto impressionistiche. In primo luogo, Tempio vuoto mi permette di chiarire una cosa che è sottesa al libro e che è un tema che sicuramente potrebbe essere una feconda chiave di accesso al libro stesso, è il fatto che questo libro non è un libro contro l'Europa, niente affatto. Bisogna fare molta attenzione alla manipolazione organizzata che continuamente
mette sullo stesso piano chi è contro l'Europa e chi critica l'odierna Europa, che sono due cose molto diverse. Anzi, questo libro, e io mi sento di situarmi dalla stessa parte dell'autore di questo libro, è scritto non già per negare l'idea stessa di Europa, ma semmai per criticare l'odierna Europa in nome di un'altra Europa, che è poi quella dei popoli liberi, democratici, sovrani, che si relazionano tra loro secondo rapporti di uguaglianza e libertà. Proprio quell'ideale nobile di Europa è pervertito puntualmente nell'odierna realtà europea. Per questo potremmo dire che l'odierno mainstream mediatico ha buon gioco nel vincere sempre, perché sovrappone continuamente il progetto Europa con l'odierna Europa così com'è. Come se appunto il progetto Europa fosse già realizzato e colui il quale critica l'odierna Europa volesse ipso facto criticare anche il progetto Europa. Per cui secondo me occorre fare pulizia ermeneutica quando si parla di Europa oggi, distinguendo l'idea di Europa, quello che già Husserl chiamava l'idea, il grande orientamento dell'idea dell'Europa, dall'odierno, da quella che io chiamo l'odierna eurocrazia, dove appunto dietro il nobile nome di Europa si nasconde in realtà una sorta di cesarismo finanziario, una sorta di strapotere oligarchico della finanza e dei suoi taumaturghi, in cui non vi è alcuna sovranità popolare, non vi è alcuna potenza della politica, ma vi è soltanto una sorta di decisione costante presa da quelle entità anonime, lo avrebbe detto Marx, sensibilmente sovrasensibili, che sono i mercati finanziari, i quali decidono delle vite dei popoli, decidono delle nostre esistenze, impongono sovranamente, uso questa espressione non a caso, perché oggi nell'odierna epoca della spoliticizzazione, come diceva Carl Schmitt, l'unica realtà sovrana rimasta è proprio il mercato, che decide sovranamente di tutto e di tutto. E appunto i mercati sono oggi l'unica realtà sovrana. Ora, chi è contro questa Europa, come Federico e come il sottoscritto, non lo fa in nome, potremmo dire, di ritorni di fiamma per le antiche forme di nazionalismo razzista, ci mancherebbe. Lo fa invece in nome di un'idea alternativa rispetto a questa Europa, l'idea cioè di un'Europa di popoli liberi, uguali e democratici. L'esatto contrario dell'odierna Europa, a meno che, ma è difficile da dimostrare, non si dimostri che oggi tra Grecia e Germania c'è un rapporto fra liberi uguali. Ma ripeto, è molto difficile da dimostrare questo, per il fatto che appunto, lungi dall'essere un rapporto fra liberi uguali, quello che caratterizza la Germania e la Grecia è un rapporto, avrebbe detto Hegel, di servitù e signoria. È un rapporto in cui uno è il servo e l'altro il signore. E potete capire voi chiaramente quale delle due parti in persona ciascuno dei due. Punto primo, quindi, distinguere l'Europa, il progetto Europa, dall'odierna eurocrazia. Criticare l'eurocrazia, battersi anche contro.